Wellas Gary, bentornati in un nuovo video in cucina, probabilmente l'ultimo su questa cucina perché finalmente la nostra casa è pronta. A breve traslocheremo, a breve faremo anche il video dell'home tour e di quando abbiamo comprato casa. Oggi, come vi avevo promesso, dal video della spesa che potete trovare qua, tra l'altro se non l'avete visto, proviamo le paste surgelate dell'Esselunga e abbiamo tagliolini allo scoglio. E gli altri non ve lo dico, perché inizieremo dai tagliolini allo scoglio. Ho letto tutte le indicazioni dietro, le voglio fare alla lettera, e c'è scritto che vanno cotte in una padella abbastanza ampia da contenere il prodotto con un po' di olio per 6-7 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quindi andiamo ad aprire e vediamo se sono effettivamente buone. Prima volta in vita mia che assaggio pasta surgelata. Iniziamo con i tagliolini allo scoglio di Esselunga, che sono dei noodles surgelati con dei pezzi di brodo e qualche pesce. La faccio verso un po' di roba così. Allora, di scoglio, onestamente, qui c'è veramente poco. C'è questo polipetto con un piccolo problema di testa. E vabbè, questi li avete visto, sono i noodles. E questo è praticamente brodo che poi andrà a creare tutto il sughetto. Ah, ci sono anche dei calamaretti. Prendiamo l'olio. Mettiamo un pochino d'olio. 6-7 minuti, eh? E ora c'è solo da aspettare e mescolare piano piano. Quindi time skip subito dopo. Allora, il brodino sta cominciando a sciogliersi e anche un pochino la pasta, quindi potrebbe essere carino. Sta facendo anche un bel colorito. L'odore non è dei migliori, sembra di essere su un porticciolo a Livorno, odore di pescatore, no? Mi sta invogliando l'aspetto ad assaggiare. Ovviamente devo aspettare che i tagliolini si scongelino. Basso un pochettino la fiamma perché non vorrei che si bruciasse la roba sulla pentola, anche se è antiaderente, quindi in teoria. Hanno detto di cuocere a fuoco vivo, però non mi fido tantissimo, onesto, eh. Poi non lo so, perché dicono proprio ancora surgelato. Cioè mi fa strano. Ok, il resto si è sciolto abbastanza bene, però magari la pasta l'avrei, cioè avrei comunque pre-decongelato le cose. Allora, ripeto, il colorito è carino, vi faccio vedere. Però sta iniziando un po' ad attaccarsi la roba qui, giustamente, perché si sta un pochino scottando troppo. L'errore che non ho letto è che sì, si preparano in padella 6-7 minuti, ma vanno coperti con un coperchio. Ma io, non avendo un coperchio abbastanza grande per questa padella, l'unica alternativa è quella di utilizzare questa pentola, che ho un coperchio abbastanza grande per quella pentola lì. Quindi i prossimi li facciamo nelle pentole, anche perché qua inizia ad attaccarsi tutto quello che si è staccato. Però guarda che carino, eh. Ti dico la verità, l'odore inizia quasi a piacermi adesso. Allora, devo ammettere che più passa il tempo, più mi sto convincendo che queste cose sono incredibili, perché mi sta anche venendo l'effetto pasta saltata che quasi si sta incroccantendo ed è veramente carino, eh. Guardate qua. Secondo me ora giusto due saltate. È pochissima, però. Tagliolini allo scoglio Esselunga, che adesso hanno veramente un bell'aspetto messi qua. Non gli avrei dato 1 euro a vederli surgelati nella padella, ma cavolo, qui un pochino mi attirano, eh. Proviamo col polipetto. Dai, che sono curioso. Ti dirò, non è come da ristorante, chiaramente. Ma ti posso dire che ne ho mangiate decisamente di peggio, fatte da persone sul momento, eh. Come gusto, sapidità, ci siamo, raga. Non è male, mi metto nei panni di chi magari non sa cucinare o comunque deve prendere una roba da fare al volo. Sono 600 grammi a busta. Una famiglia, sta roba qua ti fa una cena in 10 minuti. Da niente male, questi in particolare sono approvati. E questo primo piatto l'ho spazzolato. Fatemi solo contestualizzare il buono. Buono per essere pasta surgelata, chiaramente. Io mi aspettavo qualcosa di aberrante. Sento un sacco di persone che dicono: Madonna, la pasta surgelata, come fai a mangiare la pasta surgelata? Ma in realtà è mangiabile. Cioè, abbiamo mangiato veramente molto di peggio di veramente immangiabile, prese le cose prese dal supermercato, tipo le pizze che abbiamo provato in un video precedente. Ma adesso ci siamo muniti di pentola e proviamo le tagliatelle ai funghi con champignon e porcini. Adesso però non vorrei che questo piatto mi abbia elevato lo standard. Allora, sono sempre i soliti noodles, ma di tagliatelle a sto giro. E forse sarà anche più facile perché le vedo meno compatte rispetto alle altre. Ma questa volta abbiamo il coperchio. Sta iniziando a sciogliersi. Onesto, sto profumo è profumo. È veramente un buon profumo di funghi, raga. Questa
Questi mi stanno alzando l'asticella, però voglio... Minchia, sta carbonara... Non sapete che cosa c'è lì? Non lo sapete? Non c'è la carbonara, invece, no? Ah, sono passati all'incirca 3 minuti, vediamo se qualcosa è diverso. E in effetti qualcosina sì, perché si sono già quasi sfrantumate tutte, tranne questa. Questa è ancora un po' dura. Effettivamente prima ci abbiamo messo qualcosa come 10 minuti a fare tutto. Qua invece ci stiamo mettendo molto di meno. L'odore è buono, raga. L'odore è buono. Aspetto, non è dei migliori. Non è che si sentano tantissimo i funghi, eh. È un leggero retrogusto. Ma magari anche perché sono stato io a mettere poco brodo, eh. Ci sta, solo che il gusto è leggero. Non mi viene da dire buono, mi ha più sbalordito quello. Forse perché qui avevo qualche aspettativa in più, ma ci sta. Pronta per la prossima. Gli spaghetti alla carbonara, che non vi aspettavate, eh? Sono stato bravo a nasconderli questi, sono un grande. Spaghettini come le tagliatelle, quindi non troppo compatti. Questa è la crema della carbonara. Sta qui. Va bene. Ma la pancetta? Il guanciale, non la pancetta, il guanciale. Perché io qui sono sicuro... No, con pancetta affumicata. Accendiamo, olio, coperchio, ci vediamo tra 6 minuti. Madonna raga, qua c'è un odore di uovo allucinante. È proprio odore di uovo fritto. Sta cremina veramente. Sembra fonduta, raga, ve lo giuro. Allora, la crema si è quasi unita tutta agli spaghetti, non è rimasta molta crema. L'aspetto non è certamente dei migliori. Ha un po' quella parte attaccata allo spaghetto come se fosse quella frittatina, perché giustamente dicono di scaldarla con l'olio, quindi è normale che l'effetto sia un po' questo. Ma proviamo. A parte i cubetti di pancetta che sono veramente piccoli, e infatti non vengono neanche messi a fuoco. Il resto mi sembra proprio meh. Per non dire scadente, dico meh. Perché in realtà non sa proprio niente. Cioè, sa di pasta all'uovo. Non ha il gusto della carbonara, non si sente né un po' di pepe né un formaggio da qualsiasi parte. Proprio pasta, uovo e 2 pezzi di carne. Questa purtroppo la disapprovo. Stiamo andando a scendere. Vediamo se i bucatini della matriciana saranno all'altezza. Allora, qui i bucatini, sempre nella stessa maniera. Però questo odore, raga, mi ricorda un odore di patatine alla pizza. Questa è ovviamente la roba della matriciana. Provo a versare tutto dentro e vedere che succede. Questa forse è quella che potrebbe avere la faccia migliore, perché sta iniziando a sciogliersi adesso il sughetto, con anche tutto il resto della pasta, ancora un pochino impaccata, ma piano piano si sta iniziando a sciogliere. E raga, potrebbe essere forse la migliore, anche da odore, non è niente male. Guarda che bel sughetto che ha fatto. Ora ovviamente mi viene il dubbio, ma non è che avrei dovuto svuotare tutte quante le buste all'interno, perché... Cioè qua sta facendo un bel sughetto, magari per quello che a volte sapeva di poco. Forse sono pensate per essere completamente svuotate all'interno e rilasciare tutto quel sughetto, fare in modo che tutto... Questo è l'intero contenuto di una busta, che è praticamente un pasto per 2 persone in realtà. Secondo me siamo arrivati. Allora, è carina. Un po' di accortezza sul fatto che secondo me, fatto stringere un po' di più, sarebbe più buono. Però cavolo... Non è male, alla fine ha un buon gusto. Forse questa è la migliore tra le 4. Sono indeciso tra questa e quella allo scoglio, perché in realtà quella allo scoglio aveva proprio un buon sapore. Questa ha anche un buon sapore, è leggermente piccantino. Però se io dovessi fare una classifica tra queste 4 sarebbero la scoglio, la matriciana, i funghi e infine la carbonara. Fatemi sapere se voi comprate delle paste surgelate e qual è la vostra preferita, o se ci sono altre marche che potrei provare, o altre sfide o consigli che mi potete dare da provare, e lo faremo. Io vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate un like, commentate, condividete. Ancora una volta mi scuso un pochino per la mia assenza su YouTube, siamo comunque sempre in live su Twitch ogni sera, veniteci a trovare. Se invece volete continuare a vedere i video, aspettate le prossime settimane perché rimpompiamo il palinsesto. Grazie a tutti, vi mando un bacio e buon appetito!